con Enrico Casini per commentare il dato delle primarie. Ovviamente non vi aspettavate un risultato di queste proporzioni. Ma certamente sapevamo che con un aumento della partecipazione, come si è verificato ieri, il risultato avrebbe favorito di gran lunga il candidato poi favorito che era Matteo Renzi. E non ci lamentiamo, perché comunque ieri è stata una giornata importante per il Partito Democratico, perché 3 milioni di partecipanti a queste primarie sono un dato sicuramente molto ma molto positivo. È evidente che non possiamo dire lo stesso del nostro risultato, non lo possiamo dire né a livello nazionale, non lo possiamo dire nemmeno per quello che riguarda il livello locale, il livello toscano. Ci immaginavamo sicuramente un risultato migliore, e ovviamente, visto che la politica è fatta così, prendiamo atto di una sconfitta, e questo, come dire, però non ci impedirà nei prossimi mesi di portare avanti dentro il partito, con spirito unitario e costruttivo, i nostri punti di vista, le nostre proposte. Ecco, infatti la domanda era proprio questa. Tu rappresenti Cuperlo, abbiamo sentito anche Filippo Gallo per Civati, adesso però l'obiettivo è quello di remare tutti insieme sotto, per insomma dare l'appoggio a Renzi in questo caso. Ma sai, io appartengo a una scuola per cui poi il segretario, quando è il segretario di tutti. Ovviamente il risultato ci dice che Matteo Renzi è il segretario di questo partito con un grande risultato. Noi abbiamo punti di vista su alcune cose diversi, però abbiamo investito anche a livello locale su dei percorsi unitari, crediamo che questi percorsi unitari debbano essere valorizzati. Porteremo avanti le nostre proposte, continueremo a dire che secondo noi il tema centrale in Italia in questo momento è la crisi economica e il lavoro, la giustizia sociale, la dignità delle persone. Lo faremo con trasparenza, con sincerità, con lealtà, come siamo abituati a fare da sempre, sapendo che è vero, la sinistra non è morta e ci sarà un momento in cui anche noi potremo portare avanti le nostre idee, sapendo, come dire, che nel rispetto reciproco delle differenze è una ricchezza per il Partito Democratico.